E testa coda nel girone A d'eccellenza, ultimo bagno di folla per la compagine biancoscudata che festeggia davanti al proprio pubblico la vittoria del campionato, al cospetto di un'Aspa che occupa l'ultimo posto della graduatoria, obbligato a vincere per evitare la retrocessione diretta, al Marco Tomaselli atmosfera sempre più effervescente davanti a Luca Giovannone che già promette una super nissa per la prossima stagione. Questo l'undici scelto dal riconfermato Nicola Terranova, in porte le Zai, Scaletta, Barrera, Neri e Rossi a comporre il quartetto difensivo, Privitera spalleggiato da Dall'Oro e Pagano in mediana e in avanti Semenzin e Gueye insieme ad Agudiacca a disposizione Faraone, Mannino, Cittadini, Pedicore, Magro, Vieto, Galfano, Caccetta e Tripoli. Dirige la partita il signore Liberio Fundarotto, sezione di Trapani, assistito da Pietro Bennici e Francesco Camarda. Passiamo all'immagine a cura di Massimo Giudice, al film del primo tempo e la Nissa che dopo due minuti cerca la rimessa laterale. Rossi per Privitera, salta un avversario dentro da Agudiacca e segna sempre lui il Toro, Ivan Agudiacca. Nissa avanti 1-0 dopo 120 secondi. Al 23esimo invece è Giglio che si accentra ma manda alto, 25esimo Semenzin per Rossi, aperto a destra, mette il cross al centro, conclusione, colpo di testa di Pagano, bella deviazione in corner di Crisafulli. 34esimo ancora Nissa col break di Dall'Oro, il passaggio per il compagno Semenzin che sterza sul mancino, cerca una gran giocata il sinistro a giro che incoccia ancora una volta il legno. Minuto 38, il triangolo Rossi-Pagano, a destra sfonda che una meraviglia la Nissa, il pallone per Agüeye che incredibilmente non riesce a chiudere un'azione da PlayStation. Minuto 45, ancora Agüeye, stavolta da sinistra, in buca il pallone per Pagano, Sciupa anche lui mandando alto, Nissa spregona ma che comunque è avanti e rispetto all'Aspra nel primo tempo del Tomaselli l'1-0 è di Ivan Agudiak dopo appena due minuti di gioco. Finisce così la prima frazione, noi ci trasferiamo al film della ripresa. 51esimo, parte bene ancora la Nissa, Dall'Oro in corsia per Semenzin, il pallone messo dentro, basso, dove arriva la sentenza, Agudiak 2-0 e doppietta. Minuto 63, iniziano i cambi al Marco Tomaselli, in casa Nissa, dentro Caccetta per Pagano, cash con la standing ovation per una stagione da 10 e lode. Minuto 67, lancio in profondità di Privitera per Semenzin davanti al portiere, cerca la soluzione più complicata, il pallonetto che si perde alto. Minuto 68, tocca a Tripoli e ovviamente ennesimo bagno di applausi per Ivan Agudiak. Minuto 69, la Nissa chiude ogni discorso, passano infatti 30 secondi, quanto basta a Tripoli per bagnare la sua partita con il gol 3-0. Minuto 72, ancora Nissa con i cambi, entrano Galfano e Magro, Semenzin fuori, applausi anche per lui. Minuto 81, la Nissa però non è ancora sazia, vuole trovare il gol, Galfano per Dall'Oro che cerca la conclusione, trova solamente il palo esterno. Minuto 83, Tripoli va a triangolare con Caccetta, il pallone finisce in area di rigore, c'è la conclusione, spera in rete ma viene tutto annullato per presunta posizione di fuorigioco del numero 20. All'88esimo Galfano in buca per Caccetta che stavolta trova la deviazione, il servizio di Gueye e arriva così il 4-0 della Nissa al Marco Tomaselli e triplice fischio e continua una festa che ormai da settimane coinvolge tutta Caltanissetta. La Nissa chiude il campionato con il 4-0 sull'Aspra. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.